Mentre il paese è in asfissia, i burattini continuano a muoversi sulla scena politica all'insegna del volemose tanto bene. Perché? È perché c'è la legge elettorale da fare e va individuato il vincitore del concorso per il migliore azzeccagarbugli che possa in un qualche modo aggirare la sentenza della Corte Costituzionale. In teoria, saremo nella condizione migliore, ottimale, per poter andare a votare con il rispetto di quanto ha stabilito l'organo supremo. E invece la priorità è distrarre l'elettorato e trovare il modo di garantirsi una maggioranza blindata all'insegna del politico di turno che porti a compimento lo sfacelo italico. Chissà se arriveranno a copiare il modello greco, dove su un totale di 300 seggi in Parlamento, il primo partito arrivato alla competizione elettorale, oltre ai seggi che ha conquistato, si vede attribuire un premio di maggioranza di ben 50 seggi su 300, appunto. In questo paese, dove, come scriveva Orwell, l'ignoranza è la forza, la guerra è pace, la libertà è schiavitù, il rinnovamento quindi consiste nel portare avanti con parole nuove la vecchia, deleteria politica. Ma l'abbiamo capito che non è questione di età, bensì di pupari? L'abbiamo capito che sicuramente ci sarebbe ben altro e molto di più da rottamare? È evidente che in questo momento i pupari vogliono un'Italia con un'ampia maggioranza che garantisca l'esecuzione di ciò che più aggrada loro, come la svendita del patrimonio statale, un'ulteriore ondata di privatizzazione, l'asservimento totale alla grande finanza internazionale e la cieca fedeltà alle attuali istituzioni europee che tutto rappresentano fuorché una vera Europa dei popoli. A pochi mesi quindi dalle elezioni per l'Europarlamento, mentre le tasse alla faccia dei proclami continuano ad aumentare e mentre aumenta anche il numero di chi perde il lavoro, di chi perde la casa o la possibilità letterale di sfamarsi, la preoccupazione principale per i nostri pupi è la legge elettorale per le politiche. Persino il Presidente della Repubblica spinge verso questa priorità. Ma non dobbiamo stupirci, dato che il Presidente ci spiega nel suo libro La via maestra, l'Europa e il ruolo dell'Italia nel mondo, una conversazione con il giornalista Federico Rampini della Repubblica, ci spiega appunto Napolitano che l'economia tedesca, ad esempio, ha tratto un vantaggio finanziario dall'Eurozona e si tratta di solidarietà. Questa è solidarietà. Involontaria, ma pur sempre solidarietà. E precisa, i paesi meno ricchi hanno indirettamente rafforzato la competitività dei più forti. È da ringraziare il Presidente. Io nella mia ignoranza ero convinta che la solidarietà fosse esattamente il contrario e che i vantaggi ottenuti dall'economia tedesca con l'Eurozona fossero uno sfruttamento degli altri Paesi membri. Ah, che ignorante che sono! E il Presidente ci ricorda poi che commissariamento è una formula puramente polemica. Da Presidente del Consiglio, cito testualmente, Monti cercò di presentare dure decisioni di politica finanziaria ed economica come dei passi da fare nel nostro stesso interesse. Accidenti, se la BCE, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale ci impartiscono ordini e non permettono ai vari governi di amministrare liberamente, quindi mi raccomando, non si parla di commissariamento. Non vorrete mica fare polemiche, vero? Napolitano scrive poi, testualmente, dobbiamo dirci chiaramente che per un lungo periodo storico noi europei e gli americani abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e a debito. Caspita, e pensare che sinora mi pareva di avere sempre onorato i miei debiti. Ma chi caspita è allora che ha fatto il debito per oltre 30.000 euro che è sulle spalle anche delle persone appena nate, dei bambini appena nati? E quindi poi mi chiedo, che cos'è questo debito? Da che cosa è composto questo debito? Perché e a chi è dovuto? È dovuto a noi singoli cittadini europei che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità? O è invece dovuto alle possibilità al di sopra di ogni logica ed etica che sono state concesse alle banche? Non stupiamoci di nulla.
Anche perché rispetto alla vicenda Datagate, ve lo ricordate, relativa alle intercettazioni statunitensi nell'ambito dell'Unione Europea, il Presidente ci spiega che ogni controversia cederà il passo ai valori, alle visioni e agli impegni comuni che legano indissolubilmente Europa e Stati Uniti. Beh, data l'occupazione del nostro territorio con basi militari e armamenti anche nucleari, temo che ci serviranno dei buoni occhiali per scorgere le visioni di questo essere tutt'uno con gli Stati Uniti. Napolitano poi precisa che, testualmente, nelle condizioni difficili in cui versano i bilanci pubblici, la via da battere è un deciso elevamento della produttività della spesa europea per la difesa, ancora nettamente inferiore nel suo complesso rispetto a quella americana e soprattutto inficiata da uno scarso livello di efficacia e di coordinamento. Chissà, questo scarso livello sarà forse dovuto al fatto che decide e gestisce tutto la NATO? Il presidente parla anche dell'egoismo italiano, sostenendo che per contrastarlo la medicina è l'educazione alla legalità, la diffusione della cultura dei diritti e dei doveri costituzionali. Perfetto. Adunque, allora cominciamo dall'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Lo stesso presidente ci racconta poi che ha, cito dal testo, voluto personalmente il progetto della Transatlantic Trade and Investment Partnership, il famoso trattato Stati Uniti-Europa che ha enormi risvolti economici, politici, giuridici e commerciali fra le due sponde dell'Atlantico, che punta, scrive il presidente, sia all'ulteriore liberalizzazione degli scambi, sia alla creazione di condizioni favorevoli agli investimenti fra le due sponde dell'Atlantico. Per quanto riguarda questa Unione Europea, così distinta e distante da una vera Europa dei popoli, la via maestra tracciata dal Presidente è chiara. Cito testualmente: l'Europa deve diventare il nuovo spartiacque, la discriminante per definire quei partiti che possono candidarsi a governare i paesi dell'Unione. E rispetto alla definizione di forze dell'arco costituzionale, aggiunge il Presidente che adesso la linea di divisione è se sei dentro l'orizzonte dell'Unione Europea oppure se spari da fuori. Ovviamente io non sparo, anzi, leggo. Leggo ciò che c'è scritto nel libro, le parole del Presidente della Repubblica, anche egli impegnato per la nuova legge elettorale. E la faranno questa nuova legge elettorale per stabilire chi può far parte o meno dell'arco costituzionale gradito ai poteri forti. Attenzione però. So bene che sto trattando un argomento delicato e molto sensibile, mi sto sforzando di essere rispettosa e misurata. Per questo ho scelto di citarvi, come ho appena fatto e come continuerò a fare, degli estratti dal libro del Presidente. È tutto virgolettato nei sottotitoli. Parole e frasi che però vi devo ammettere di aver sinceramente apprezzato a tratti. Sì, perché come Cossiga nel libro Fotti il potere, Napolitano qui racconta delle verità. Ad esempio, a partire dalla sua partecipazione agli incontri dell'Aspen Institute, sino alla citazione del Redemption Fund europeo, oscurato a tutti i livelli. Napolitano poi ha anche il coraggio di dirci chiaro e tondo che, virgolettato, di per sé il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo non risolve il problema di un'effettiva partecipazione democratica e di un'autentica dialettica politica nel nostro continente. E infine, qualora ce ne fosse bisogno, il Presidente mette nero su bianco che il cosiddetto spread non è sempre un termometro fedele dei comportamenti virtuosi o viziosi. Chapeau al Presidente. Il mio rispetto per aver scritto come stanno veramente le cose. E quindi, con la massima considerazione per le sue parole, chiudo raccogliendo e rilanciando il suo appello. Fate valere la vostra insoddisfazione e le vostre esigenze. Fatele valere con il massimo sforzo di razionalità e di responsabilità. Appunto, facciamole valere. Sempre. Io ho voluto cominciare con questo video.